un aereo molto simile a questo, nel 1918 volava Francesco Baracca. Gli antichi greci sostenevano che le persone care agli dèi morivano giovani. Un destino al quale non è sfuggito l'astro dei cieli. La storia che vi racconteremo oggi è l'epopea, è la leggenda di un uomo che tutti al mondo conoscono, Francesco Baracca. Decorato con due medaglie d'argento e una medaglia d'oro al valore militare. Con 34 abbattimenti in 63 combattimenti, Francesco Baracca è sicuramente l'asso degli assi. Ci troviamo nel Resa della Battaglia, sotto le volte di questo meraviglioso hangar mobile, progetto dell'architetto francese Boissonneau. Pensate che durante la Grande Guerra veniva spostato lungo la linea del fronte a seconda delle esigenze. Il 17 maggio 1917, durante il primo conflitto mondiale, nasce la 91esima squadriglia. Tutti piloti di valore, scelti dalla 70esima squadriglia caccia, la squadra degli assi. Avevano in dotazione i nuovi Newport, gli Spad 7 e gli Spad 13. Francesco Baracca ne era il comandante. La squadriglia degli assi riesce a conquistare il dominio dei cieli, rivelandosi determinante durante la battaglia del Piave, abbattendosi sulle prime linee e fermando l'avanzata del nemico. Francesco Baracca nasceva il 9 maggio del 1888 da una ricca famiglia a Lugo di Romagna. Dopo la maturità entrava nella scuola militare di Modena, ma la sua grande passione erano i cavalli. Vince diversi concorsi e nel 1909 ottiene il grado di sottotenente dell'arma di cavalleria del Regio Esercito. Ma nella leggenda è entrato il Francesco Baracca, pilota e aviatore. Nel 1912 rimase molto colpito da un'esercitazione aerea presso l'aeroporto di Roma. Da lì il suo più grande sogno diviene l'aviazione. Nel 1914 consegue il brevetto militare e nel 1916 gli viene assegnato un Newport 11. Caro papà, mi accorgo di aver avuto un'idea meravigliosa, perché l'aviazione ha progredito immensamente e io avrò un avvenire strepitoso. E viene assegnato alla 70esima squadriglia caccia, che durante la Prima Guerra Mondiale ha conseguito numerosissimi successi. È all'apparecchio che miro, non all'uomo. Questo era il motto di Francesco Baracca, perché lui era un gentiluomo, era un signore dei cieli. Francesco Baracca era infatti ricordato per la sua cavalleria da gentiluomo. Nell'aprile 1916 ottiene la sua prima vittoria e si racconta che scese dall'aereo e andò a stringere la mano al suo nemico. Uno dei più prestigiosi marchi del Made in Italy, la Ferrari, sfoggia sulle sue autovetture un cavallino rampante. Ma perché Enzo Ferrari scelse proprio il simbolo di Francesco Baracca per le sue macchine? Il cavallino nero figura sulle vetture Ferrari fin dalla nascita, nel lontano 1947. Però, già prima, nel 1932, precisamente durante la 24 ore di Spa-Francorchamps, Ferrari lo mise in evidenza sulle sue vetture. La memoria storica ci riporta però ancora più indietro, nel 1923, al primo circuito del Savio, vinto dalla coppia Enzo Ferrari e Giulio Ramponi. Quel giorno, ospite d'onore, era il conte Enrico Baracca, padre dell'eroe. Tra lui ed Enzo Ferrari nasce un rapporto d'amicizia, di stima, e da lì si scaturisce un secondo incontro con la madre di Baracca, Paolina. Enzo Ferrari ricorda che fu proprio lei a dirgli di mettere il cavallino rampante sulle sue macchine, che gli avrebbe portato fortuna.
Ma contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato, l'affidamento fu completamente ignorato. Il cavallino rimase per ben 9 anni chiuso in un cassetto. Riapparve nel 1932 su un Alfa Romeo. La spiegazione probabilmente va ricercata al di fuori del mito, da un'esigenza molto pratica. In realtà Ferrari in quel periodo si stava costruendo una sua immagine, quella era veramente la sua prima vittoria. Quindi tornato alla sua attività, anche il gesto di stima cadde nell'oblio. Lo stemma della Ferrari e lo stemma della Porsche si assomigliano. Da qui una teoria, secondo la quale entrambi sarebbero stati desunti dallo stemma della città di Stoccarda. Nel 1916, sui cieli di Tolmezzo, Francesco Baracca abbatté il suo quinto aereo nemico. Forse, proprio da lì, si prese il cavallino rampante. Secondo il rituale bellico cavalleresco del tempo, la quinta vittima consentiva al pilota da caccia di assumere la qualifica di asso. Ed era usanza riprendere l'insegna del pilota abbattuto nel proprio aereo. Fu così che Francesco Baracca ottenne il cavallino rampante, emblema di un nemico sconosciuto, probabilmente di Stoccarda. Però un'altra verità osserva che il cavallino è anche il simbolo del Piemonte Reale Cavalleria, cui Francesco Baracca faceva parte prima di scoprire la sua passione per gli aerei. Ma tutte le storie, anche quelle degli eroi, finiscono. Il 19 giugno del 1918, durante la battaglia del Solstizio, l'aereo di Francesco Baracca viene abbattuto e cade qui sui boschi del Montello. Il 30 giugno del 1918, davanti a una folla imponente, si svolsero i funerali di Francesco Baracca, l'eroe italiano più conosciuto al mondo. L'elogio funebre venne pronunciato niente meno che da Gabriele D'Annunzio, suo grande estimatore. In ricordo della morte di Baracca, sul Montello, verrà eretto il sacello Francesco Baracca, monumento voluto in suo ricordo. Subito dopo la sua morte, la 91esima squadriglia venne ribattezzata Squadriglia Baracca. Il corpo di Francesco Baracca viene sbalzato fuori dalla Carlinga e viene ritrovato qua, in località Busa delle Rane. Il suo corpo è ustionato in più punti ed ha una ferita tra l'incavo dell'occhio destro e la radice del naso. Il suo SPAD S7 viene ritrovato completamente carbonizzato. Viaggiava con quello SPAD perché il suo aereo, lo SPAD 13, era in manutenzione. Francesco Baracca è stato colpito. Francesco Baracca è stato abbattuto. Francesco Baracca è morto. La notizia si sparge rapidamente su tutto il fronte. Ma come è potuto avvenire? La storia racconta che Francesco Baracca, mentre stava sorvolando i cieli verso l'obiettivo che gli era stato prefissato, decide bruscamente di virare verso il Montello dopo aver avvistato un Phoenix austriaco. Il suo secondo, Snigo, era giovane e non molto esperto. Lo perde di vista, rimane spiazzato. Fu così che l'aereo di Francesco Baracca viene abbattuto. Ancora oggi, a 100 anni di distanza, la morte di Francesco Baracca fa discutere, perché ci sono più tesi sulla scomparsa dell'asso degli assi. La propaganda dell'epoca, visto comunque che l'esito della guerra era ancora incerto, parlava di una morte per fuoco di terra. Un cecchino da terra avrebbe sparato contro lo SPAD 7 e un proiettile colpiva prima la testa di Baracca e altri perforavano il serbatoio. Però c'è un'altra tesi che è più accreditata. Quel giorno, alle 18.10, decolò un ricognitore, pilotato da Max Cower e Arnold Barwin.
dovevano volare sopra la 17ª divisione all'unico scopo di fare delle fotografie, di ricognizione. Ma videro due SPAD e prontamente li inseguirono per combatterli. Prima l'osservatore sparò una raffica di colpi, poi lo videro risalire e gli spararono ancora, incendiandolo. Scattarono anche alcune foto dell'abbattimento e la vittoria fu omologata subito, ben prima che si sapesse della sorte di Baracca. Inoltre, a seguito delle notizie italiane che Baracca era morto sì, ma per fuoco da terra, gli austriaci tennero una lunga indagine e poterono constatare che i mitraglieri da terra non avessero munizioni incendiarie. In conclusione, tralasciando la tesi ipotizzata che si fosse suicidato per non cadere in mani nemiche, non vi è alcun dubbio che l'aereo di Francesco Baracca fu abbattuto da un aereo austriaco. Basta venire qui, tra cielo e terra, tra il Montello e il Piave. Sembra ancora di vederlo Francesco Baracca. Sembra ancora di vedere in cielo l'asso degli astri dell'aviazione italiana.